Matteo Simonetti, professore di storia e filosofia, musicista, giornalista, nonché saggista, autore del libro dal titolo Calergi, la prossima scomparsa degli europei. Un libro nato qualche anno fa, di cui nel 2017, per la precisione, è stata fatta una nuova edizione. Un successo inaspettato e per certi versi anche controverso, ma oggi estremamente attuale. Facciamo un passo indietro. Cosa l'ha spinta a questa opera? Allora, innanzitutto la spinta iniziale principale era stata quella di prendere atto del fatto che questa Europa, che era stata realizzata a dispetto dei popoli e contro i popoli, a mio parere era un po' improbabile che fosse risultata così soltanto per pura combinazione. E quindi ho pensato che dietro ci fosse un disegno. Ovvero che questa Europa avesse queste caratteristiche perché chi la creò voleva che avesse queste caratteristiche. E quindi ho cominciato a studiare tutto ciò che riguardava le origini dell'Unione Europea e mi sono quindi imbattuto in questo personaggio. Questo è un personaggio che al grande pubblico prima del mio libro era quasi sconosciuto, ma invece era ben conosciuto lì dove contava, nel senso che noi troviamo dei busti di Calergi all'interno degli edifici della comunità europea, e per esempio è considerato Calergi il padre dell'Europa dal punto di vista cronologico, anche in documentari ufficiali come quelli che si trovano nel sito della RAI, e quindi è un personaggio che era seguito, e poi dopo lo vedremo, era seguito anche dal punto di vista politico e economico e sostenuto in tutte le azioni che faceva da una componente molto forte da questo punto di vista. Quindi sono arrivato a questo personaggio, non ho trovato quasi nulla su di lui e quindi ho studiato tantissimi testi, soprattutto in inglese e in tedesco. Poi mi sono mosso anche per archivi, anche in Repubblica Ceca, dove lui aveva la sua abitazione, poi anche in altri archivi, e ho trovato materiale interessante e soprattutto ancora non smentito. Perché ricordo questo mio libro, che è stato attaccato moltissime volte, addirittura dall'Associazione Italiana Editori in occasione della sua presentazione, e poi con una scellerata intervista, un scellerato servizio contro di me che fece Mentana in prima serata a Bersaglio Mobile, in cui mi si insultava, ma non mi si consentiva né di replicare, né di partecipare, né di mandare smentite, eccetera. Quindi hanno provato in tantissimi, ma io ancora aspetto una riga di smentita su ciò che ho scritto. Oggi una delle principali critiche, diciamo così, rivolte all'Unione Europea è quella della poca democraticità e dell'assoggettamento alle lobby finanziarie ai danni del popolo europeo. Ma queste criticità, almeno secondo quanto scritto nel suo libro, erano presenti sin dalle origini, e cioè sin dal 1957, quando c'era la Comunità Economica Europea. Su cosa si basano queste sue convinzioni? Allora, semplicemente si possono trarre queste notizie, queste diciamo, convinzioni, semplicemente leggendo il testo Praktischer Idealismus, che è stato edito nel 1925, è il testo principale dal punto di vista teorico da parte di Calergi, ma è più importante dire che questo testo in sé ha un testo che è precedente, che si chiama Adler. Questo testo è del 1923. In questo testo Calergi teorizza un vero e proprio elitismo, e quindi lui, per esempio, dice che la democrazia è soltanto uno strumento per rovesciare chi ha il potere in quel momento e sostituirlo con un'altra, a questo punto direi, classe sociale. E lui individua proprio questa classe sociale nel banchiere, nel magnate finanziario dell'epoca. Lo scrive a chiare lettere. Ed infatti è finanziato sia da Warburg che da Rothschild direttamente, lo scrive lui nella sua autobiografia. E poi, soprattutto, oltre a questi finanziamenti da parte di questi personaggi, lui dichiara che questa nuova classe dirigente è una classe dirigente selezionata per le sue componenti razziali. Lui addirittura utilizza il termine Herrenrasse, cioè razza di dominatori,
prima che lo scriva Adolf Hitler nel perché il Mein Kampf è nel 1924 ed esce nel 25, mentre invece lui pubblica queste cose nel 1923. Proviamo a collocare il pensiero di Calergi all'interno del contesto storico dell'epoca. Chi lo appoggiava e soprattutto chi lo finanziava? Allora, il pensiero elitista è un carattere che troviamo all'interno delle correnti intellettuali dell'epoca declinato in più, diciamo, significati. Faccio solo presente, ad esempio, che Calergi, un lavoro di Calergi, fu inserito in una importante rivista del fascismo italiano, no? Una rivista curata da Giulio Semp. Dal punto di vista del sostegno economico, che è il centro della tua domanda, io sottolineerei che lui fu finanziato sia dai banchieri importantissimi Rothschild e Warburg, ma poi anche da una serie di importanti figure della finanza europea e americana, ma soprattutto ebbe l'appoggio di tutta la massoneria. Lui fu iniziato e quindi divenne massone alla loggia Humanitas di Vienna, poi se ne distaccò. Qualcuno dice che questo distacco sta a significare la presa di distanza di Calergi dalla massoneria. In realtà fu un distacco dal punto di vista tattico, nel senso che per esempio la ricercatrice Dina Guseinova, che non è l'ultima arrivata, ma è una che ha un dottorato in storia a Cambridge e insegna attualmente alla London School of Economics, dimostra nel suo testo su Calergi, appunto, e le élite del periodo, che lui, con un documento che fu messo a sua disposizione, ebbe l'appoggio di tutte le logge massoniche del mondo. Quindi è un discorso che parte dal punto di vista teorico, dal punto di vista filosofico, con l'appoggio della massoneria, dal punto di vista economico, con l'appoggio delle principali banche dell'epoca e quindi finanzieri dell'epoca, e poi dal punto di vista politico, questo è importantissimo, la sua creatura Paneuropa vide coinvolti importantissimi personaggi politici dell'epoca. Lui, per dire, collaborò con Benes, Seipel, Mussolini, Roosevelt, incontrò il Papa dell'epoca, cioè era un personaggio che aveva una rete di contatti impressionanti. Fu per esempio ricevuto 4 volte da Mussolini. Churchill lo elogiò in un famoso discorso pubblico via radio. Faccio quest'altro esempio: io sono in attesa di ricevere dagli Stati Uniti d'America un faldone di corrispondenza, quindi di lettere, fra Calergi e Roosevelt. Questo in 90 pagine. Quindi questo è un personaggio di primissimo piano del panorama politico dell'epoca. Ed è inutile che mi si continui a dire sì, era un invasato che nessuno filava, perché l'invasato che nessuno fila non ha questi appoggi economici. Fra gli appoggi economici dell'epoca, io ricordo anche le maggiori industrie tedesche tipo la Siemens, no? Io stesso ho ritrovato in un archivio in Repubblica Ceca un documento che dimostra, cioè proprio la ricevuta, che dimostra il versamento che la Fiat di Agnelli faceva a Paneuropa ancora negli anni 60-70. Questo è quindi un personaggio che non è soltanto stato un visionario che proponeva le sue teorie, ma nessuno poi seguiva. È un personaggio che ha avuto le mani in pasta in tutte queste ricerche. Ma perché la massoneria mondiale dell'epoca, appoggiava e spingeva Calergi? Allora, innanzitutto perché il discorso di Calergi è confacente al discorso generale della massoneria, ovvero la massoneria ha come nemici in questo periodo i stati nazionali e mira già a disegnare un governo mondiale. Questa è la prima, diciamo, il primo fattore. Poi direi che Calergi in qualche modo disegna un mondo anche ideologico, spirituale, se vogliamo, che è affine a quello della massoneria, ovvero cerca una specie di credo che è a metà fra quello cristiano e il pacifismo, che tanto era di moda in quell'epoca, per realizzare una specie di meticciamento ideologico, di ecumenismo generale. E quindi per questo motivo non solo noi vediamo che c'è questa affinità
fra questo pensiero, cioè quello massonico e quello calergiano, ma proprio una rivista massonica dell'epoca ti prese le difese di Calergi dicendo che il lavoro di questo fratello massone era un lavoro finissimo di primo piano. Quindi abbiamo le pezze d'appoggio per dire che questo sostegno c'era ed era convinto. Chi sono stati i principali personaggi della cultura e della politica che hanno dato luogo alla distruzione economica e a quella dei capisaldi culturali dei popoli europei, secondo quanto riportato da Calergi e poi scritto nel suo libro? Allora, lui indica chiaramente che questo mondo nel quale lui viveva, che era un mondo secondo lui in decadenza, doveva finire, e quindi la nobiltà collegata al suolo, di cui lui faceva parte fino a quel momento, perché lui è un discendente di una famiglia nobiliare antichissima e collegata al suolo, questo mondo doveva finire, perché questa nobiltà non era più in grado di fare il suo mestiere, diciamo, e quindi doveva essere sostituita da quest'altri personaggi. Questi altri personaggi, sono personaggi che lui indica, sono i banchieri che noi conosciamo, che hanno un'etnia, un'origine ebraica. E quindi possiamo dire che gli attori principali di questo disegno sono proprio quelle entità finanziarie di cui prima parlavo. Poi che queste entità finanziarie siano collegate a dei convincimenti anche politici, questo è storia del Novecento. Cioè noi possiamo vedere la Seconda Guerra Mondiale come uno scontro importantissimo, ma già questo dalla Prima Guerra Mondiale era già evidente, fra due visioni del mondo: da una parte la visione democratica, tra virgolette, che però è una visione plutocratica e capitalistica, dall'altra parte un mondo che è ancorato al nazionalismo, quindi all'idealismo, se vogliamo, di stampo tedesco, e al socialismo. Quindi è uno scontro titanico fra queste due visioni del mondo che vede però perire la seconda fazione. Qui non si tratta di prendere parti o difendere questo o quell'altro dei due contendenti. Qui si tratta di prendere atto del fatto che ci fu una lotta che interessò tutte le componenti del vivere, dal punto di vista filosofico, dal punto di vista religioso, dal punto di vista economico, finanziario e soprattutto monetario. Perché non dimentichiamoci che uno dei motivi per cui avvenne la Seconda Guerra Mondiale fu appunto questo contrasto sul discorso finanziario e monetario, che contrapponeva appunto le grandi banche a conduzione privata del mondo capitalistico occidentale e quelle invece nazionalizzate del mondo ad essa contrapposto. Dunque, riprendendo un attimo il titolo, lei scrive Calergi, la prossima scomparsa degli europei. Volevamo sapere, questa scomparsa, possiamo indicare un orizzonte temporale? Allora, secondo alcuni analisti, gli uomini europei, così come li conosciamo, cioè i bianchi europei, saranno minoranza nel giro di qualche decennio in Europa. Quindi è una scomparsa proprio fisica, pratica, che riguarda da un lato, che poi sono due lati ovviamente connessi, poi se vuoi ne parliamo. Mi scusi, sì. Tra qualche decennio, a partire da quando? A partire da oggi ho letto analisi che collocano intorno al 2050 questo sorpasso, però non è difficilissimo anche da fare questo conto a chi non è un analista, perché se noi in questo momento facciamo 1,2-1,3 figli a coppia e sappiamo che per mantenere questo numero di italiani servono 2,1 figli a coppia, noi sappiamo che ci dimezzeremo ad ogni generazione. Non serve molto per capire questa cosa. E poi dall'altra parte c'è l'immigrazione, quella che l'ONU con un famoso documento ha detto trattarsi di migrazione di sostituzione, no? E quindi andrà a rimpiazzare, tra virgolette, perché non è un rimpiazzo, è una sostituzione etnica, quelli che noi non faremmo più nascere. Quindi perché io parlo di questa cosa collegandomi a Calergi? Ne parlo perché Calergi nella sua opera Practischer Idealismus dice che
il popolo del futuro sarà composto da individui meticci. Questi individui somiglieranno dal punto di vista anche esteriore a un tipo, lui dice, asiatico negroide. Praticamente quello che noi oggi vediamo nelle nostre città. Ma attenzione, quando io dissi, guardate signori che Calergi prevede questo, qualcuno mi disse, no, la sua è soltanto una previsione, in realtà questo punto non fu più da lui toccato, in realtà lo fece decadere, e no signori, perché io ho ritrovato un'intervista in un quotidiano rilasciata da Calergi. In questa intervista, che 13 anni successiva alla pubblicazione di questo libro, lui risostiene quelle cose, le rifà proprie e dice: signori, sapete che io per il futuro ho in mente questo tipo di società. E non è un avere in mente di colui che anticipa, di colui che prevede, perché lui dice questa cosa in risposta ad un quotidiano di stampo nazionalsocialista che lo includeva fra i cosiddetti suprematisti bianchi. Allora lui risponde dicendo stizzito: no signori, io non faccio parte della vostra cricca e infatti sapete che io vorrei per il futuro questo tipo di società, ovvero una società composta da un popolo meticciato e da un'elite che è guidata dai nuovi finanzieri re. Oggi gli anti-europeisti e i sovranisti risultano, quantomeno numericamente, spazzati via a livello di Unione Europea. E pensare oggi di uscire dall'Unione con la pandemia in atto appare una follia. Sarà la stessa pandemia, secondo lei, a costringere l'Unione Europea a cambiare in meglio, cioè passando magari da politiche economiche di austerità a politiche economiche espansive? Ma assolutamente no. Io vedo questa pandemia esattamente come la propagine dello stesso schema che lor signori hanno seguito durante questi decenni, che è lo stesso che è stato delineato da Calergi. Ovvero, questa pandemia non fa altro che erodere ancora di più i diritti individuali per consegnarli nelle mani di elite, che in questo caso sono quelle farmacocratiche. Ma noi, se noi andiamo a vedere chi c'è dietro queste grandi case farmaceutiche, chi sono i proprietari, scopriamo che sono pappacciccia con le stesse banche di cui stiamo discutendo finora. Quindi io non vedo come questa pandemia possa in qualche modo depotenziare questo europeismo miope. Anzi, coloro che dicono che Draghi può essere una svolta perché lui è un protagonista, no, secondo me Draghi farà esattamente quello che ha fatto finora, ovvero è una persona che entra e esce dalla BCE, una persona che ha le mani in pasta in quel tipo di contesto e non può cambiare quello che è stato per 50 anni perché lo pensa Salvini. Ovvero, questo è un tipo che secondo me ha un profilo facilmente identificabile. È lo stesso tipo che fece quello che ha fatto, che sappiamo tutti, con la Grecia. Quindi Ora, in sostanza un po' come fu anche Monti qualche anno fa. esatto, è un liquidatore, secondo me è un liquidatore, ma per capire questo noi dobbiamo andare a vedere com'è composto questo benedetto fondo per il recupero che è stato erogato proprio per far fronte alla pandemia. In questo fondo di recupero i soldi che sono destinati all'emergenza sanitaria sono una minima parte. Gran parte di questi fondi sono stati stanziati per perseguire questo progetto che è la ristrutturazione del capitalismo da cui noi oggi assistiamo. Infatti c'è l'informatizzazione, c'è la trasformazione diciamo del modo di produzione, cosa che lo stesso Draghi in una riunione ufficiale ha messo pubblicamente, ovvero che dovrà essere ristrutturato tutto l'apparato produttivo e non solo, ma questi fondi che l'Unione Europea presta, in un primo momento, lui diceva, saranno dati a pioggia, ma in un secondo momento dovranno essere date soltanto a quelle aziende che mostrano di poter essere competitive all'interno del nuovo sistema. Cioè, tradotto per noi, la piccola aziendina a conduzione familiare non avrà accesso a questi fondi. E questo, lui dice, avverrà perché non sarà più solvibile dal punto di vista bancario e quindi verrà fagocitata. Questo emerge dalle dichiarazioni ufficiali
di Draghi e da tutti i tuoi sodali. Cioè, è una cosa che noi non. Cioè, ci sono dichiarazioni che ad esempio, la stessa van der Leyen, in una recente dichiarazione, dichiarò appunto che noi dobbiamo perseguire questo grande reset, cioè il grit reset. E il reset di cosa? Il reset del sistema produttivo. Quindi si tratta di una ridiscussione dei paradigmi del capitalismo, che ora diventa ancora più capitalismo globale.